io voglio sapere il colore. Buonasera a tutti, due parole veloci per dire il senso della manifestazione di questo incontro. L'incontro, diciamo, l'idea è venuta a me, ad Alessandra, a chi gestisce questa libreria, quando praticamente qualche mese fa abbiamo assistito allo scempio delle opere d'arte in gran parte del mondo nelle zone di guerra. E io, lavorando da 8 anni praticamente come insegnante di guide turistiche ambientali per la Regione Toscana qui in Santa Croce e portando fuori i ragazzi normalmente, veniva fuori questa difficoltà, ma anche questa esigenza di capire alcune parti di Firenze che avevano appunto avuto state soggette alla stessa storia, cioè alle devastazioni in tempo di guerra. Quindi avevamo pensato, grazie anche del materiale fotografico recuperato, di affrontare il problema di una città d'arte, sull'esempio di Firenze, e un conflitto nell'epoca contemporanea. E da questo era nato un pochino l'idea di questa serata, praticamente. E dal mio punto di vista, quindi, io volevo introdurre come direttore anche del Museo del Figurino Storico di Calenzano, e quindi occupandomi di fatto di divulgazione storica, specie con i più giovani, di raccontare questi fatti, perché nella nostra esperienza quotidiana con le classi e con i ragazzi viene fuori questa necessità di raccontare la storia. Lavorando con gli psicologi delle scuole, un problema fondamentale sono che i ragazzi di oggi sono troppo legati alla virtualità. E questo provoca, dai studi che di tipo anche appunto sociologico fatti, tutta una serie di conseguenze, tra cui ad esempio alcuni fatti di cronaca con omicidi, violenze, eccetera, perché per i ragazzi è sempre più difficile rendersi conto delle conseguenze che un gesto può avere. Una pistola è virtuale, quando spari il colpo è virtuale, se il giochino riparte la vittima non ha subito danni. Passare alla pistola vera, una volta ottenuta la pistola più virtuale, per molti è un passaggio abbastanza facile, fondamentalmente. Quindi ci dicevano questi psicologi che per i ragazzi di oggi solo il fatto di vedere queste persone in abito, vedere che una Jeep esiste, vedere che una pistola, anche se finta un peso, è calda e fredda, si può toccare, è un passaggio dalla virtualità alla realtà. E la realtà capisci che se te usi una cosa vera, le conseguenze saranno vere, non saranno più solamente virtuali. Quindi diciamo, noi diciamo sempre questo anche su al museo, di queste cose è bene parlarne, perché secondo noi appunto la migliore educazione alla pace è proprio parlare e capire quanto è stata brutta e quanto è stata dura la guerra, fondamentalmente, perché non è un film. Questa è la cosa più importante. Detto questo, volevo un attimino parlare del rapporto guerra, opere d'arte e Firenze, prima di lasciare lo spazio agli storici, sono un medievista fondamentalmente, però amo Firenze e da fiorentino, anche se adottivo perché poi abita a Calenzano, però sono nato qui, mi sono sempre occupato della storia di questa città. E appunto da tutti questi motivi è nata un po' questa passione. Io volevo un attimino partire da un elemento fondamentale. La Firenze è stata durante la guerra una delle città in assoluto più fotografate. Più fotografate perché a Firenze sono profondamente legati per cultura, per storia, per scelte di vario tipo, di fatto i maggiori protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. Gli inglesi hanno sempre considerato Firenze come una cosa propria. Una settimana fa, vi racconto l'ultimo episodio, a Campi Bisenzio, all'Auser, durante una manifestazione, ho incontrato un arzillo 97enne che era stato un allievo di Tolkien, quello del Signore degli Anelli, praticamente, il quale mi raccontava che nella Firenze di fine 800, con il sindaco Torrigiani, praticamente, una della giunta stava discutendo l'ipotesi di demolire Ponte Vecchio, che era considerato troppo stretto per la città, troppo piccolo per la città. E praticamente la decisione finale di non distruggerlo, secondo quello che si racconta in Inghilterra, si racconta Oxford, perché questo viene da Oxford, è che fu la regina Vittoria in visita a Firenze che, parlando con la giunta fiorentina, in nome di ciò che il ponte rappresentava per la comunità inglese sparsa nel mondo, fondamentalmente, non doveva essere toccato. E dato che gli interessi, gli investimenti inglesi nella Firenze di fine secolo erano notevoli, la giunta comunale si piegò volentieri alle parole della regina Vittoria e anche per quella volta il nostro Ponte Vecchio riuscì a farla franca. Quindi vedete, cioè,
Quindi gli inglesi erano i primi ad avere, durante anche l'ultima guerra, una certa sensibilità per Firenze e per ciò che racchiudeva. Non dimentichiamoci che era dai tempi dei Granduchi Medici che era nato questo rapporto con gli inglesi e Firenze. Ricordiamoci che il primo grande, diciamo, cultore di storia fiorentina, in fondo, era stato Thomas Dempster, che aveva fatto i De Furia Regali, ancora appunto sotto i Granduchi Medici, e che di fatto aveva dato il via a quello che poi chiamiamo etruscheria, poi etruscologia, e che ancora oggi, diciamo, fa la fortuna del Museo Archeologico di Firenze. Quindi questo era già, qui. Poi c'era stato, tutto il Grand Tour, tutta la seconda metà del Settecento, i viaggiatori tedeschi, inglesi, ci sono i diari che ricordo proprio come a viaggiatori inglesi piacesse particolarmente nell'epoca lorenese, in pratica nell'epoca di Pietro Leopoldo, il sistema dei cippi miliari toscani e soprattutto il modo con cui questi cippi venivano segnalati con le linguette di ferro messe per rafforzare la vernice che l'intemperie non potesse cancellare. Come notavano la differenza questi viaggiatori tra quando attraversavano in carrozza i territori, diciamo, del Pontefice o quelli del Regno del Sud, degli stati vicini, e la Toscana, ritenuta sotto già Lorena molto più ricca, molto più prospera, molto più all'avanguardia rispetto alle altre regioni d'Italia. Quindi era un'attenzione molto particolare alla Toscana da parte di queste persone. Poi si arriva all'Ottocento. Si arriva a Goffi Leland e tutta la nascita di quello che era il pittoresco fiorentino a camera con vista. Quindi il problema degli inglesi, cioè, poi possiamo dire una cosa, che per gli inglesi Firenze è la seconda Oxford. La paragonavano a quella un po' anche come grandezza fondamentalmente. Quindi il concetto è, per gli inglesi Firenze è una città dell'Inghilterra prestata all'Italia. Ed era dalla fine dell'Ottocento la più grossa comunità perché si conta che intorno al 1912, prima, perché dopo il 14, con lo scoppio della prima guerra mondiale, con l'avvento del fascismo, le leggi sulle protezionistiche, in pratica la comunità inglese cominciò a diminuire. Ma al massimo dell'apogeo, praticamente la comunità inglese riuscì ad arrivare a oltre 2.500 persone abitanti a Firenze, fondamentalmente, tra cui alcuni, diciamo, anche c'è stato praticamente Shelley, c'è stato praticamente la Barrett Browning in Pitti, ci sono stati Ruskin che ha scritto Mattinate fiorentine, ce l'abbiamo, diciamo, la penna degli inglesi su Firenze è sempre stata fondamentalmente importante. Così possiamo parlare anche degli americani. Gli americani sono stati altri grandi, diciamo, fruitori di Firenze. Gli americani soprattutto i primi del Novecento. Gli americani sono stati i primi grandi clienti dei nostri antiquari. I miei amici sono stati grandi clienti di Stibert, sono stati grandi clienti di Bardini, sono stati i personaggi, diciamo, che hanno fatto la fortuna da questo punto di vista di Firenze e che hanno portato per esempio anche questa visione di Medioevo fiorentino, fatto di cavalieri con i pennacchi, con queste cose, che è entrata poi nell'immaginario. Ma dall'altra parte, fondamentalmente, non dobbiamo neanche mai dimenticarci quanto è stata e quanto era importante Firenze per i tedeschi. Perché il Kunst a Palazzo Guadagno, in piazza Santo Spirito, da fine 800, aveva costruito la prima biblioteca pubblica a Firenze, insieme al comune di Firenze. E i tedeschi, gli studiosi tedeschi, ricordiamoci anche un'altra cosa, la storia di Firenze per eccellenza, quella che ancora oggi è più importante, quella di Robert Davison, 1910, gli 8 volumi di Robert Davison, letti dalla Sansoni, non per farlo, ma sono ancora gli unici che abbiamo, sono l'unica e la più grande opera complessiva sulla storia di Firenze, tra la nascita di Firenze e il 300. Ed è un tedesco, scritta in tedesco, e poi tradotta solamente negli anni 30 in italiano. E quello, se non è un atto d'amore, quello per Firenze, scrivere la storia di una città, diventa difficile capire per uno studioso cosa possa essere un atto d'amore verso la città che lo ospita, fondamentalmente. L'arte italiana. Cioè, quando noi parliamo di opere d'arte fiorentine, vediamo appunto una cosa, che c'è una certa selezione anche nel gusto tedesco per l'arte. Non dimentichiamoci una cosa, quando parlo d'arte devo anche quella integrarla, ad esempio quando parlo di arte e nazismo, nel gusto dell'epoca del nazismo, dopo il concetto dell'arte generata fatto da Hitler in Germania. Firenze era quella del Rinascimento. Una politica razziale come quella tedesca, per esempio, il concetto dell'arte rinascimentale fatta di perfezione anatomica era importantissimo e decisivo.
collezioni dei gerarchi tedeschi o quelle del gusto che contavano nella politica tedesca di quel tempo, il Rinascimento era una cosa fondamentale. L'altra cosa fondamentale per la Germania qual era? Il recupero delle opere d'arte di scuola tedesca, tipo Dürer a Firenze, portate via nei secoli precedenti e che nel concetto di grande Germania sarebbero dovute tornare in Germania. Quindi quando noi parliamo di Firenze e semplicemente come razzia delle opere d'arte, c'è da stare attenti, perché ci sono due fasi, c'è la razzia, quella diciamo di bassa lega, prendo quello che trovo, prendo quello che c'è e me lo porto in Germania. Ma oltre a questo c'era una scelta selettiva, fatta di opere che nella cultura tedesca del tempo facevano parte del popolo tedesco e quindi dovevano tornare da questo punto di vista in Germania. Detto questo, però, se tedeschi, se inglesi, se americani avevano a cuore Firenze, ciò non toglie che la battaglia è stata durissima. È stato un pochino, si potrebbe anche, voglio dire, permettimi Claudio se lo cito, però, dire, citare quello che fu detto per San Gimignano. La guerra praticamente ha distrutto in 36 ore quello che secoli hanno costruito. Questo lo potremmo tranquillamente applicare per di là d'Arno e per le zone di Firenze più toccate dalla guerra. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, in una notte, di fatto vennero più giù più torri che nei 200 anni di lotte tra Guelfi e Ghibellini, fondamentalmente. San Gimignano non venne giù neanche una No, torre, però tanto fondamentalmente così le per inciso. distruzioni furono fatte. Però ecco, per dire, la guerra fa anche quello lì, cioè distrugge molto Però c'è, velocemente. scusa se ti interrompo, c'è una lettera di Hart, che poi leggerò, dove dice sostanzialmente, attenzione perché sulle distruzioni di San Gimignano la stampa ci ha caricato sopra molto. Sì, però ecco, si faceva il discorso su Non è quello che che a San sono, Gimignano no, faceva il ci discorso sono su grossi quello danni. che in le città d'arte, in questi Sì, conflitti ma a qua, anche Firenze ci tanto. furono molti più danni che a San Sì, Gimignano, questo volevo Firenze è dire. stata da parte della Danza. Noi, tanto per dirvene una, abbiamo usato le foto di queste, quelle foto che poi vedremo magari dopo mentre scorrono. Le abbiamo usate quando abbiamo fatto nel 2004 gli scavi archeologici in Firenze, praticamente, perché su Longarni da quelle foto si vedeva le cantine delle torri che non c'erano più. Cioè, noi quelle foto sono state le ultime foto e si poteva vedere il posizionamento delle torri di Vardari, sono servite per fare la carta archeologica nel 2004-2008, gli ultimi scavi fatti, che poi sono stati raccolti nel volume Firenze prima degli Uffizi, praticamente. Perché, diciamo, di Vardari, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, la cosa è stata totalmente, diciamo, la città è cambiata, fondamentalmente. Ecco, detto questo, allora, due cose molto veloci per dire, quindi, l'ultima cosa. Poi lascio la parola anche agli storici. La cosa fondamentale è questo, noi ci teniamo moltissimo a raccontare a chi fa la guida turistica oggi per Firenze questa storia. Perché perché è importante che anche chi viene a Firenze sappia che la nostra città praticamente è una città che è dinamica nel tempo. Cioè, molte volte lavorando, quando si lavora col turismo, si ha quasi l'impressione di avere a che fare con persone che vedono questa città come cristallizzata, cioè con dei, diciamo che non, difficilmente riescono a percepire le varie stratigrafie che la compongono praticamente. Ecco, noi cerchiamo anche di proprio far notare come ancora nel centro si vedono alcune di queste ferite, ed è tanto per citarne una, le torri in fondo a Via di Calimara, accanto alla Torre dei Leoni, si vede ancora una torre sopra una tavola calda praticamente, in cui si vede chiaramente che lì l'angolo della torre in realtà era un interno e che quella parte sopra il coso proprio manca. Come si vede un'altra cosa fondamentale, le case davanti alla piazzetta di Santo Stefano al ponte. Noi oggi abbiamo la piazza chiusa, nelle foto dell'epoca la chiesa aveva la piazza davanti alla chiesa fondamentalmente. Quindi molte volte anche la città è cambiata anche in più, oltre che in meno. Quello che abbiamo oggi è un po' una somma di tutte queste storie. Però penso sia importante rendersene conto, proprio per capire, noi in fondo è una cosa importante, io dico sempre anche ai miei ragazzi, noi in fondo siamo la prima generazione, le prime generazioni del dopoguerra, ad avere il senso del passato come una cosa da conservare gelosamente. Perché nessuna generazione prima della nostra, dal Medioevo in poi, ha mai considerato il passato come una cosa da conservare. Nel Medioevo si riutilizzava, nel Rinascimento si utilizzava, nel
voglio dire, ancora negli anni 30 le cose vecchie si buttano via fondamentalmente. Anche questo è un cambiamento epocale da questo punto di vista, che però ci ha dato una città che non è più certamente quella. Io quando sento dire che di Laddano è la città di Dante, Petrarca e Boccaccio, dico ma magari anche no, perché fondamentalmente un po' è cambiata anche grazie al cielo rispetto a quella di Dante, Petrarca e Boccaccio, fondamentalmente basta pensare ai servizi igienici fondamentalmente, però di fatto c'è anche questo. Quindi niente, io ora vi lascio la parola, volevo solo fare un saluto da questo punto di vista. E quindi ecco, lascio la parola agli storici, fondamentalmente saranno sicuramente più diciamo presenti di me rispetto alla conoscenza specifica su questi dati. Quindi pensavo Daniele, le cose su Sì. Firenze in generale. Ma Daniele Guglielmi, quello ha fatto ricerca su queste foto, praticamente, è un nostro vice direttore del museo a Calenzano, e collabora con ormai da anni anche sulla didattica attraverso queste foto. L'ultima cosa che ci tenevo prima di fare cosa è questa, scusate, che sono le guide che avevano i soldati alleati. No, secondo, scusate, potevo far vedere una cosa. Allora, Italia, ecco, una cosa fondamentale, in Italia, spero di trovarla, non l'ho trovata, va bene, veramente loro chiacchierano avanti, dicevo, una cosa fondamentale, noi in Italia abbiamo le prime leggi praticamente sulla protezione dei beni artistici in guerra nel 1936, nel 1940 vengono praticamente stabiliti i rifugi e viene affidata la protezione antiaerea, come si dice, il coordinamento della protezione delle opere d'arte nelle città d'arte italiane. Quindi è precoce rispetto anche ad altri stati. L'altra cosa fondamentale che vorrei ricordare è questa. Dopo la seconda guerra mondiale sentì l'esigenza di dare una definizione delle opere d'arte, di quello che era successo e che è successo prima, successo in Francia con il fronte occidentale, l'esecuzione ad Amiens e in Piccardia praticamente durante la battaglia della Somme, ma dopo la seconda guerra mondiale tutta l'Europa è stata toccata da questo problema. Nel 1954 all'Aia per la prima volta si fa una legislazione praticamente contro i danni, diciamo, per proteggere l'opera d'arte in tempo di guerra e viene coniata una definizione dell'opera d'arte, secondo me è occorrerebbe ricordarci sempre. Nel 54 all'Aia si dice questo: l'opera d'arte è il modo con cui ogni uomo e ogni civiltà ha contribuito alla storia del mondo. Distruggere un'opera d'arte vuol dire fare un'operazione di pulizia etnica, cioè vuol dire cancellare un tassello della storia del mondo. Quindi quando noi si vede in televisione le opere d'arte che cadono, non è semplicemente un danno alla storia dell'arte. È un danno alla storia del mondo ed è esattamente pulizia etnica. Questo occorrerebbe ricordarselo sempre e cercare di avere un po' la guardia alta rispetto a queste cose perché penso sia abbastanza importante evitare che accada. Bene, allora, Daniele. Sì, buonasera a tutti. Un inquadramento generale, ovviamente sarà molto riassuntivo, tanto per arrivare al perché le opere d'arte toscane, visto che si parlerà della Toscana in generale, corsero questi enormi rischi. Quando l'Italia entrò in guerra, nel giugno 1940, cominciarono subito a essere preparati dei documenti per attivare difese dei maggiori monumenti, delle maggiori opere d'arte in Italia, ovviamente un particolare riguardo alle città più ricche di storia, quindi Firenze, Venezia, Roma e così via. Quindi si iniziò subito, però la pratica seguì molto più tardi. Ci volle molto tempo perché effettivamente alcune opere d'arte venissero protette, quelle inamovibili tramite costruzione di muri, di Codice mattoni e Codificazione. altre difese che erano solo al massimo antischegge. Quelle invece amovibili, per quelle amovibili furono iniziate dei piani per trasferire in luoghi più sicuri quadri, arazzi, tappeti e cose di questo genere, o statue più piccole, oreficeria. Però anche in questo caso non si fece in pratica nulla, si fece molto poco, o perché diciamo la guerra sembrava che stesse andando favorevolmente per le forze dell'asse o proprio per ritardi naturali dovuti alla burocrazia.
I pericoli maggiori cominciarono con i bombardamenti aerei, quindi anche se il territorio italiano non era ancora stato invaso, perlomeno la parte metropolitana, però i bombardamenti aerei cominciarono subito a mettere a rischio l'opera d'arte. I bombardamenti, è ovvio, non erano mirati a colpire l'opera d'arte, però, come si dice spesso nelle nostre conferenze, non esiste oggi la vera arma intelligente, figuriamoci allora. Quindi il bombardamento di solito agiva in modo statistico, cioè lanciando un certo numero di ordigni, qualcuno avrebbe dovuto colpire quello che era effettivamente il bersaglio e gli altri, pazienza, si erano attorno, diciamo, e colpivano e ovviamente uccidevano civili o distruggevano scuole, ospedali e così via. Quindi l'attenzione c'era per non colpire, almeno teoricamente c'era. In realtà molte volte appunto non fu colpito il bersaglio, che fosse un ponte, una stazione ferroviaria o una caserma, in realtà però tutto attorno magari veniva distrutto. Quindi cominciarono ad esserci le prime azioni per trasferire le opere d'arte al sicuro, e la Toscana, si sa, essendo regione ricchissima di opere d'arte, fu una di quelle più attive da questo punto di vista, anche grazie a delle persone, ovviamente. Si parla per ora, all'epoca solo di italiani, l'Italia non era stata ancora occupata dai tedeschi o non aveva ancora le truppe alleate sul suo territorio, che ebbero la intraprendenza, ecco, di insistere molto e riuscirono a cominciare subito questa fase di salvataggio delle opere. Quindi, ripeto, come trasferimento anche di grandi statue, forse si vedranno nelle foto. Grandi monumenti, in altri casi a costruire, per esempio, al Davide Michelangelo delle protezioni, certo non antibomba, ma che avrebbero comunque costituito una protezione. Tra l'altro, il teatro del Maggio Fiorentino fu colpito e incendiato, e fu grazie a una malattia parafiamma, era stata tirata giù dove era il sipario, che non bruciò tutto. Quindi, qualche cosa, diciamo, aveva avuto in effetti efficacia. Arrivo poi all'arrivo Scusa, del fronte in Toscana, Daniele, quindi prima dopo. faccio una cosa Sì. velocemente. Allora, queste qua, avete visto, questo è il modo in cui venivano portate via i Ecco, corpi sì. dagli Uffizi, Vedete? praticamente. Ma Maniera. queste sono, questa è la squadra di guerra, le cascine, e sono le protezioni, le scatoline per le opere Ah, d'arte a sì, giro vabbè. della Poi città. si vede anche le cose del Queste museo. vennero praticamente utilizzate per essere distribuite in città su quello che erano opere pubbliche, cioè le statue e, diciamo, degli oggetti d'arte importanti in città. Era una specie di scalo. Questo è il punto, qui è il momento in cui portiamo via dagli Uffizi le opere d'arte principali. Si vede alcuni quadri che stanno scorrendo sulla carrucola lungo la corda col contrappeso umano e che poi vengono caricati Sugli sugli autocarri, autocarri. protetti in maniera, diciamo, per l'epoca molto Questo è il valida. Duomo di Firenze, in cui si mette Vedete? praticamente sempre protezioni in legno per evitare sghegge, rimbalzi di sassi e altre cose. Sì. Questo è sempre il fianco del Duomo di Firenze, praticamente durante questi lavori. Questa è la porta del Paradiso del Ghiberti, praticamente Coperta. coperta. Questo è Orsa Michele, praticamente sempre con le protezioni. Poi abbiamo preso come esempio, questa la conoscete, la statua del Grande Cosimo in Piazza della Signoria. Questo è il Come cavallo fu che viene portato? smontato e che va via, e questo è il cavallo in Via della Ninna che verrà portato dopo. Tra l'altro, in questa occasione alcuni storici dell'arte hanno scoperto che la statua è divisa in due, Sì. che erano tutti convinti che fosse un pezzo unico fondamentalmente. Cioè, Invece c'è un cavallo e un le cavaliere soprintendenze sotto. approfittarono dell'occasione, che non si sarebbe presentata mai Esatto. più, per esaminare da vicino queste opere. L'altro problema fu, no, questi sono gli Uffizi, cioè Sì, Pitti, e sono i profughi. ora appunto ricomincio. Quindi, Scusa. dopo l'invasione alleata dalla Sicilia, poi l'Italia meridionale, gli sbarchi, quindi a giugno del 1944 il fronte, liberata Roma il 4 giugno, si avvicinò alle città più importanti della Toscana. E la Toscana diventò zona di prima linea, quindi quelle che erano state solo i rischi dei bombardamenti aerei, rischi molto elevati, però peggiorarono, perché ci furono proprio i combattimenti terrestri a quel punto. I tedeschi, combattendo
come strategia avevano quella di creare via via linee di resistenza, a volte più forti, che duravano più giorni, a volte che, basate su rapidi lavori campali, quindi che al massimo duravano un giorno, fino a che non si arrivò prima a Siena, e Claudio ci dirà di più, che fu liberata il 3 luglio, e poi le forze alleate si presentarono davanti a Firenze, attaccandola tra l'altro frontalmente. Questo, secondo alcuni storici, è stato considerato un errore, invece tentare un aggiramento, e quindi la battaglia interessò in pieno la città. Quindi i tedeschi, come dicevo, linea dopo linea, sfruttando le colline toscane che si prestano molto a questo genere di difesa, giorno dopo giorno rallentarono sempre più l'avanzata alleata, fino a che non ci fu l'arrivo delle truppe alleate per pochi minuti, diciamo, prima la sesta arrivò la sesta divisione corazzata sudafricana, e subito dopo la seconda divisione di fanteria neozelandese al Galluzzo. La città sembrava raggiunta e sembrava ottenuto già il risultato di aver liberato la città. In realtà i tedeschi continuarono con questa tattica delle linee, e quindi si attestarono sulla linea dell'Arno, come ha detto prima Fabrizio, facendo saltare in aria tutti i ponti sull'Arno tranne il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio era stato minato, ci sono le prove fotografiche di questo. Poi le mine furono spostate, furono messe agli accessi a sud e a nord Ponte Vecchio. Si dice, su ordine diretto di Hitler, che perché era nelle visite che aveva fatto a Firenze, era rimasto affascinato dal Ponte Vecchio più che da altri ponti o da altre opere d'arte. Quindi si dice però che per Sì, l'intervento diretto del Führer fu salvato il Ponte Vecchio. Purtroppo però tutto quello che era attorno, più i ponti, gli altri ponti, furono completamente distrutti. Circolano delle foto in cui si vedono i ponti saltare. In realtà avvenne di notte questo, in diversi orari, quindi è impossibile che ci siano foto che mostrano le distruzioni. Ecco, queste invece sono presente le pigne, cioè i sostegni del ponte, che vengono fatti saltare ma giorni dopo dalle truppe alleate per creare delle basi stabili e poggiare dei ponti mobili sopra e rendere di nuovo attraversabile l'Arno all'interno della città. Però su alcuni libri si continua a trovare questa foto, per esempio, come la prova della distruzione fatta dai tedeschi. Poi continuarono in combattimento, ora non so entrare in dettaglio perché esula un po' dall'argomento principale. Le opere d'arte dove erano finite? Come ho detto prima, molte erano state trasferite, altre messe al sicuro nella città, però i tedeschi, quando riuscivano a scoprire le opere d'arte in generale, in particolare quelle che interessavano, come prima ha detto, quelle che ha descritto prima Fabrizio, se ne impossessavano e le trasferivano al nord, in Germania volevano trasferirle. In realtà poi molte si fermarono al Trentino Alto Adige, e lì poi furono in vari posti, in particolar modo in un castello. Per fortuna poi furono ritrovate quasi tutte le opere che erano state portate via in ottime, cioè in buone, via, diciamo, condizioni. Gli specialisti alleati britannici e americani, tra cui il tenente Frederick Hart, che erano stati incaricati di intanto di controllare la situazione in Italia, ovviamente c'erano i paesi che via via venivano liberati in relazione, quindi in Francia, però ecco, in particolar modo all'Italia, anche perché il primo paese con questi interessi a essere liberato fu l'Italia. E la seconda funzione, quindi controllare e inventariare il materiale, la seconda funzione era di avvertire le proprie truppe, le truppe alleate quindi, di quello che si trovavano di fronte. In effetti lo stesso Arte in alcune occasioni salvò certe opere d'arte o dall'essere usate come tavolo o peggio, o trafugate, portate via, anche perché molti soldati non si rendevano conto di quello che avevano di fronte. Quindi non era per spregio, in molti casi, che alcune opere rischiavano di essere distrutte o furono danneggiate, che qualcuna fu danneggiata, ma era proprio che non si rendevano conto di quello che avevano di fronte. Intanto per la stranezza di trovare centinaia di opere d'arte in un posto occupato militarmente, non se l'aspettavano, e poi perché non essendo esperti in materia non si rendevano conto, ecco, del valore storico
che avevano queste opere d'arte. Queste opere d'arte furono recuperate in molti mesi e mesi di lavoro, quasi tutte, quasi, furono recuperate, ora sto parlando di quelle di Firenze, perché per Siena entra in dettaglio Claudio Scalini, e quindi nell'estate del 45, quindi a guerra non solo finita in Toscana, ma nella zona di Firenze, ma proprio del tutto finita in Europa, ritornarono con una grande colonna protetta dalla polizia militare americana, ritornarono a Firenze e furono riportate nelle loro sedi, alcune non nella sede originale per decisioni prese dalle soprintendenze, e quasi tutte sono nei luoghi in cui si possono ammirare ancora oggi, altre no, furono spostate per motivi anche, o perché era stato distrutto nel frattempo l'edificio, o perché si era in attesa di ristrutturazioni di questi edifici. Queste Quindi sono ecco, le questo immagini. rapidamente era per fare un po' un excursus storico-militare. Ecco, queste sono le opere che ritornano con grande pubblicità data l'evento e seguito da tutti i fiorentini. Ecco, vedete la polizia militare sopra che sorveglia. Arrivarono in treno, vennero sbarcate. Queste sono è la pubblicità, diciamo così, fatta. La guerra era finita, a questo punto, come ho detto. E grandi cerimonie, grandi ringraziamenti alle truppe alleate che avevano ritrovato e recuperato e portato anche a casa, diciamo così, questi oggetti, queste opere d'arte ritrovate. E almeno in questo caso, diciamo che non si sa la percentuale precisa, ma un'elevata percentuale di opere d'arte fu salvata. Quelle danneggiate sono state restaurate nel corso di anni. Firenze è sempre stata uno dei punti massimi di restauro di opere d'arte, si vede ancora oggi, ma già all'epoca c'erano dei restauratori molto, molto validi. E per fortuna, ecco, che queste opere che erano state danneggiate sono state restaurate e rimesse al loro posto. Qualcuna è stata persa, non esiste un elenco, dottor Fabrizio, aggiornato, però ecco, diciamo che il danno più grave fu quello della distruzione, a questo punto, visto le opere d'arte ritornate, fu quello delle torri medievali, della zona medievale di Firenze, dei ponti, anche se ricostruiti, ma comunque fu una ferita, fu ed è una ferita rimasta aperta, quando io già le volte sono di Firenze. Anche se vivo a Calenzano, sono fiorentino, e quando mi capita di girare il centro e vedere, si vede anche senza essere esperti, questa enorme differenza tra le costruzioni degli anni 50 o 60 e altre che, nella peggiore ipotesi del 700, ma in alcuni casi erano del puro medioevo, ecco, non ci sono più, o si vede appunto dove manca qualcosa. Sinceramente, ho sempre una stretta al cuore. Comunque, purtroppo è andata così. Quindi ecco, passo subito la parola a chi sa più di me dal punto di vista proprio delle opere d'arte. Quindi, Claudio, subito. Una cosa, due cose velocissime, per due dati. Rodolfo Siviero, che era l'italiano che faceva parte del servizio segreto delle grandi opere, ha lavorato fino al 1963 per opere d'arte fiorentine. Sembra che attualmente alle stime mancano 26 opere. Fondamentalmente, da quello che si sa, mancano soprattutto opere piccole, quindi probabilmente i soldati si mettevano nello zaino, come ho detto prima, cioè il furto, diciamo, dozzinale fondamentalmente. Ti metti nello zaino, nei tasconi o nella cosa e porti via e che speri di rivendere così. Tra l'altro nel libro di arte alcuni accenni a questo si vedono, perché arte parla molto bene dei dirigenti della sovrintendenza fiorentina. Cesare Fasola, per esempio Filippo Rossi e così, parla un po' bene di alcuni antiquari e quindi del discorso di vendere le opere d'arte per pagarsi un futuro nel dopoguerra fondamentalmente. Però di fatto sembra che manchino alcune tavolette, tra cui dovrebbe mancare praticamente tre tavolette dedicate alle 10 fatiche di Ercole, di Piero della Francesca praticamente. Però ecco, Cosa di fondamentalmente Piero diciamo Francesco? che il patrimonio Cosa di Piero Francesca? Cosa? Tre tavolette dedicate alle 12 fatiche di Ercole. Sembra, da quello che non so più. Però di fatto diciamo che per quello che era la situazione possiamo dire che si pensava molto Sì, peggio, molto nonostante il peggio, dramma sì. totale. Però
Ecco, questo è quindi per 18 anni di questa storia. L'altra cosa fondamentale, ecco, che è una storia, per quello che diceva Daniele, di Firenze è chiaramente quella che riguarda il ponte di Santa Trinita, che per Firenze è stato comunque il ponte degli Ammannati, che per Firenze è stato comunque è stato il ponte più bello del Rinascimento fiorentino. Non un ponte, ma praticamente la definizione era un respiro sull'Arno, da quanto era praticamente agile, slanciato e tutto. E lì c'è tutto il discorso della statua della Primavera, di cui la testa, tant'è vero che a Firenze dopo la guerra si parlava se togliere quella statua, se accettare una statua con una testa di un altro, messa come restauro praticamente, guardate tutti i pezzi, diciamo, sulle rive dell'Arno, no? Mi pare nel 49 fu recuperata anche la testa, praticamente No, dovevo. 50 era intorno al 1960. 60, 61, sì, era l'unico 61. pezzo Però che ecco, di rimane. fatto quella è stata, era la grande ferita aperta, fondamentalmente. Uno riaperte delle cave per ottenere lo stesso materiale costruttivo, recuperato in Arno tramite dragaggio molto, però mancava questa testa. Poi alla fine, per caso, fu ritrovata e quindi meno male è l'ultimo pezzo che. Bene. Quindi è stato ricreato così com'era, certo non, si sa che è comunque una copia, quindi bene che sia identico, però si sa che il originale purtroppo è stato distrutto. Questa è la ripresa con le prime guide turistiche che portano gli americani a giro per Firenze. Bene. Allora, due parole su Siena. Siena non ha avuto il destino di Firenze. Perché anche se, mentre Fabrizio parlava, e parlava dei viaggiatori del Settecento inglesi, anche da noi, anche in provincia di Siena, c'erano dei punti fissi, Siena, San Gimignano, Montepulciano, tutte, era di Cofra, tutte cittadine, città che facevano parte di questo itinerario di questi viaggiatori. Durante la guerra Siena ebbe una particolarità che Firenze non ebbe, ebbe due fortune. La prima, che era una città piccola e che fu facile al capo della provincia, durante la Repubblica Sociale era il prefetto, il capo della provincia, professor Chiurco, fu facile cominciare una serie di incontri, soprattutto epistolari, con le autorità del Vaticano e con le autorità tedesche. Chiurco aveva la fortuna di avere la moglie tedesca, quindi parlava in maniera fluente il tedesco, e anche lui parlava bene il tedesco. Era nato a Rovigno, quindi era italiano, oggi sarebbe stato croato. E riuscì in qualche modo a far sì che la città fosse dichiarata ufficiosamente, mai ufficialmente, città ospedaliera, perché aveva tutta una serie di ospedali. Ancora oggi in Siena ci sono dei posti, per esempio la zona del Pendola, che è una zona enorme, oggi c'è un cinema, ci sono dei, ma allora era tutto un ospedale, già dai tempi della Prima Guerra Mondiale. Quindi aveva una capacità di posti molto alta. E Chiurco cosa fece? Murò le porte della città, fece un muretto alto così a ogni porta della città con una croce rossa, un'altra croce rossa la fece dipingere in Piazza del Campo, un'altra la dipinta sopra l'ospedale di Santa Maria della Scala, che allora era in centro città, oggi è spostato, l'ospedale non c'è più in centro città, l'ospedale Santa Maria della Scala che è una nicchia di opere d'arte. E quindi con questi muretti praticamente i soldati tedeschi, i mezzi tedeschi giravano intorno alla città ma non entravano nel centro. Questa fu la prima fortuna che ebbe. La seconda fortuna che ebbe Siena è che Siena è una città indifendibile. Nessun esercito dai tempi della guerra di Siena è mai riuscito a tenerla perché è una città che si aggira con una facilità spaventosa. Tant'è che i francesi quando arrivarono alle porte di Siena, siamo a 2 luglio 1944, praticamente aveva già preso
l'avevano già girata perché erano arrivati dalla parte occidentale, io sono di Siena, per me è molto facile, dalla Montagnola, che resta a occidente di Siena, dalla parte orientale, dalla parte di Taverne d'Albia. Il 3 mattina, quando i primi soldati francesi entrarono in Siena, alcune avanguardie francesi erano già a San Dalmazio, che sta a nord di Siena, quindi l'avevano già girata. Quindi è una città indifendibile, per questo i tedeschi fecero i bravi, come si dice, no? Mandarono a dire, ci fu un comunicato che diceva che le nostre truppe volontariamente si allontanano dalla città di Siena per non danneggiare, per non mettere in pericolo le opere d'arte della città. In realtà non era così, in realtà avevano paura che se rimanevano dentro le mura di Siena ci rimanevano veramente, perché sarebbero stati aggirati da est e da ovest. Questa è stata la fortuna di Siena. Però anche Siena ha avuto i suoi danni. Il 23 gennaio del 44 fu bombardata per la prima volta e fu bombardato lo scalo ferroviario, che sta esattamente dove sta oggi. Sopra lo scalo ferroviario, sulla collina sopra, c'è una basilica, era una basilica del 400, la basilica dell'Osservanza, che fu completamente distrutta. Era una basilica importante perché c'erano dei lavori della Robbia, e fu completamente annientata, proprio non si salvò niente, si salvò il campanile e basta. Nel corso del tempo, anche dentro la città furono sganciati degli spezzoni, soprattutto dal metà di giugno fino al, mi sembra l'ultimo fu proprio il 2 luglio, che andarono a cadere, c'era sta aeroplanino che girava la notte, c'era chi lo chiamava Pippo, chi lo chiamava la vedova nera, c'era chi lo chiamava l'orfanello, Perugia lo chiamavano l'orfanello, per esempio, che altri non era che un aereo di solito britannico che girava la notte e sganciava degli spezzoni, e sganciò anche nel centro di Siena, e a questi spezzoni andarono a cadere davanti al Duomo, caddero davanti alla Pinacoteca, quindi ci furono dei danni. Quando parlo di danni, parlo di vetri rotti, parlo di schegge sul muro, niente di più. Quindi Siena fu una città sostanzialmente risparmiata dalla guerra, e le opere d'arte che erano presenti in città erano state portate fuori da tempo, perché il sovrintendente Niccoli e il professor Carli, che era il direttore della Pinacoteca, avevano da tempo provveduto a portare fuori di città molte opere d'arte, non solo senesi, ma anche di Massa Marittima e di Grosseto, e le avevano portate in una villa che sta nel comune di Castelnuovo Ardenga, la villa di Arceno, dove il professor Carli poi dopo ci trasferì anche la famiglia. E fu una lotta terribile, perché Villa Arceno, come capitò a molte ville dove erano portati, dove furono portate le opere d'arte fiorentine, si trovò in una linea di difesa tedesca, proprio al centro. E quindi i tedeschi di tutte le razze andavano continuamente in questa villa, e il povero professor Cardi aveva il suo da fare a non farli entrare, perché aveva paura che se entravano e vedevano tutta sta roba, insomma, tanto bene non andava. Riuscì a salvare tutto fino alla fine della guerra. La più grande opera di Siena, bella secondo me, la Maestà di Duccio, che è una cosa enorme, chi l'ha vista ancora oggi è una cosa enorme, presentava dei grossi problemi, perché stava in alto nel palazzo dell'Opera del Duomo, e questa era una cosa da portare via parecchio ingombrante, perché era pesa e nello stesso tempo era fragile, quindi ci voleva un modo per portarla via che non la danneggiasse. Fino al 42 nessuno ebbe il coraggio di toccarla, perché non sapevano dove portarla. Poi, cominciando a vedere che la guerra stava andando male, nell'aprile del 43 riuscirono, tutto, la calarono come agli Uffizi, la calarono dall'alto su un camion. Poi le formelle che la compongono, non c'è solo il corpo centrale, ma ci sono, mi sembra, 17, siano delle storie di Cristo,
furono smontate, fu portato tutto in una villa a Menzanello. Menzanello sta a una quindicina di chilometri da Siena. E lì rimasero tranquille fino alla fine della guerra. Nessuno le disturbò, nessuno creò problemi. San Gimignano. San Gimignano si trovò anche San Gimignano nella linea del fronte, ma in una linea del fronte tedeschi, come diceva Daniele, da Siena in su cominciarono a opporre, più per dire la verità dal Montamiata, ma da Siena in su cominciarono a opporre una resistenza sempre più dura proprio perché non volevano che gli alleati prima di tutto arrivassero a Firenze e poi soprattutto arrivassero sugli Appennini, perché loro dovevano finire questa linea gotica che ancora non era finita e quindi dovevano guadagnare tempo. Quindi San Gimignano si trovò nel pieno del fronte e ebbe una particolarità: le cannonate le prese dai francesi e le prese dai tedeschi, perché prima le prese dai francesi e poi successivamente, quando i francesi liberarono la città, i tedeschi si fermarono di là dal fiume Elsa, che è in linea d'aria vicinissima a San Gimignano, e le cannonate le presero dai tedeschi. Chi abbia sfondato il tetto del Duomo e abbia danneggiato con un foro, ora qui non c'è, ma io a casa ho una fotografia di fonte francese dove si vede benissimo questo enorme foro nella volta degli affreschi del Barna, mi sembra. Nessuno lo sa, perché nessuno ha voluto questa responsabilità, né i francesi né i tedeschi. Però sostanzialmente anche lì, ecco, sì, anche la Torre Grossa ebbe dei danni, però la città non fu, ecco, non ebbe dei grossi danni. Il Duomo sì, però il resto non molto. Tant'è che Art, ve la volevo leggere perché mi è piaciuto questo discorso, questa è una lettera che Art scrisse a Walter Cook, che era il direttore dell'Istituto delle Belle Arti della New York University. E a proposito di San Gimignano, dice: il danno a San Gimignano è stato enormemente esagerato dalla stampa, perché è vero, San Gimignano è una città, è come parlare di New York, la conoscono tutti nel mondo, quindi quando seppero che c'erano questi danni, tutti i giornali da tutte le parti, sia tedeschi e della RSI, sia alleati, cominciarono a dire, come con Siena, quando fu bombardata Siena, i giornali della Repubblica Sociale, la cosa più piccola che dissero che era stata spianata dentro, proprio tutta, sì, spianata, case medievali distrutte, una cosa. E quindi anche San Gimignano ebbe lo stesso destino. E quindi lui dice: tutte le torri sono in piedi e così poco danneggiate dal fuoco dell'artiglieria da avere poco bisogno di in termini di riparazioni. Il grave danno è la collegiata, effettivamente è vero. La cui volta è caduta in gran parte. Gli affreschi del Barna sono stati danneggiati, infatti la parte inferiore centrale della crocifissione è caduta completamente, comprese le figure dei soldati, la nozze di Cana hanno sofferto molto, il paradiso di Partola ha un grosso buco proprio attraverso. E lui stavano già lavorando per chiudere questi. Quindi ecco, anche San Gimignano va un po' ridimensionata. Quello che invece danni poi ci furono in varie parti noi abbiamo un territorio che è costellato di chiese romaniche e molte di queste chiese romaniche, io non sono di Calenzano, non sono neanche di Firenze, io sono di Poggibonsi, a Poggibonsi abbiamo una chiesa romanica che è abbiamo due chiese romaniche, abbiamo diverse, ma due chiese romaniche, una in città e una fuori, una è un convento di frati minori, San Lucchese, che è il patrono della città. San Lucchese ebbe un destino simile a quello del Camposanto di Pisa. Improvvisamente, il 9 di luglio, i francesi erano già arrivati a Colle Valdezza, ma Poggibonsi c'erano ancora i paracadutisti tedeschi. Non si è mai capito bene perché i francesi cannoneggiarono questa chiesa, che prese fuoco. Bruciò per 3 giorni interi, crollò tutta, tutto il tetto, perché era a capriate, ancora oggi a capriate di legno. Crollò tutto, andarono perse delle opere d'arte che c'erano dentro, gli affreschi furono in parte danneggiati, poi sono stati restaurati e quella fu una perdita, tutto, anche Art lo dice. Dentro la città c'era un'altra chiesa romanica, San Lorenzo, che ha un crocifisso del XIII secolo, mi sembra, XIV, no, XIV, che fu bombardata la stazione, questa chiesa sta vicino alla stazione, presero anche la chiesa e questo
andò tutta giù proprio completamente. Questo crocifisso fu addirittura ritrovato da gente del popolo nel 1900, nell'agosto del 1945. Ci fu una gran festa perché venne rapissimo a quel giro. Altre città come Pienza furono colpite. La perdita più grossa, però, secondo me, fu quella delle tavolette di Bicherna. Le tavolette di Bicherna che stavano, avevano portate in un castello, villa castello a Grotti. Grotti è in comune di Monteroni d'Arbia, sta a circa 19 km a sud di Siena. C'è un castello ancora oggi molto bello, e erano state portate dentro queste tavolette che sono, erano praticamente le tavolette di Bicherna. La Bicherna era, durante la Repubblica di Siena, era una magistratura finanziaria, e quando chiudevano i conti, diciamo così, sui libri dei conti, allora la gente era raffinata, facevano fare a legno le copertine dipinte tipo da artisti famosi, e per fare praticamente la copertina del libro, sono opere d'arte. Erano state portate lì e purtroppo la Feldgendarmerie tedesca, cioè la polizia militare tedesca, a un certo punto cominciò a dire che queste tavolette di Bicherna dovevano essere portate via perché rischiavano di cadere in mano agli americani, che erano dei distruttori di opere d'arte, e quindi bisognava portarle via. Il responsabile cercò di opporre una resistenza notevole. Poi a un certo punto scrisse a Niccoli, al sovrintendente, e disse: "Senti, guarda, questi vengono tutti i giorni a dirmi di portare via queste cose." Io un po' ho resistito, ma prima che le portino via una per volta, come diceva Daniele, infilate nella camicia, è meglio che le portino a nord tutte, perlomeno stanno insieme. E così fu. Le portarono via. Il problema è che sei, non sono mai ritornato. Cioè, le portarono a nord. Io qui poi ho trovato proprio oggi dei documenti americani, è l'elenco di quelle che furono portate, e sono molto importanti. Ve ne leggo qualcuna. Ci sono Bicherne del 1439 di Giovanni Di Paolo, ci sono di Francesco Giorgio Martini del 1467, ci sono di vari artisti molto 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 importanti. E questi, sei di queste. Alcune, questo è proprio l'elenco, mancanze sicuramente accertate. Ora, questo è un documento della fine del 44, nel febbraio del 45. Da allora i carabinieri del nucleo per la salvaguardia delle opere d'arte, so che ne hanno recuperate molte, però nel loro sito, loro hanno un sito dove presentano tutte le opere d'arte che ancora sono, diciamo, disperse. Mi sembra ce ne siano o sei o quattro che non sono mai state ritrovate. E questa forse è la perdita più grossa. Se avessero distrutto la maestà di Guccio, era apocalittico, però forse è la perdita più grossa che c'è stato in provincia di Siena come opere d'arte, diciamo, trasportabili. Come opere architettoniche, di architettura, io credo che la Basilica dell'Osservanza sia proprio quella che ha avuto più impatto e che è stata. Poi il resto, tutte le città cittadine hanno avuto danni. San Quirico d'Orcia, che ha una bellissima chiesa, una chiesa romanica del 1100, ha avuto dei danni. Le porte delle città, i tedeschi le fecero saltare tutte, Sì, è tutte. vero. Buon Convento, Casole d'Elsa, Staggia Senese, tutte le fecero saltare tutte, anche se la strada non passava necessariamente dalla porta. Un convento, per esempio, fecero saltare la porta romana, cioè in un convento ci sono due porte, una senese guarda Siena, una romana guardava Roma. La Cassia non passava più nel centro del paese, ma c'era la strada, che come c'è ancora oggi, che passava al di là. Nonostante questo, la porta romana l'ho fatta saltare. Ecco,
Danni di questo genere ce ne furono praticamente in tutte le città e le cittadine. Però, ripeto, il destino di Firenze, Siena non l'ha avuto. Non l'ha avuto per questi due motivi. Siena, Firenze l'ha avuto anche perché, come diceva Ranieri, a un certo punto gli inglesi pensarono bene di entrare da Porta Romana come se fossero dei turisti, invece di aggirarla a Firenze. Firenze, invece di aggirarla a destra e a sinistra, e quindi inevitabilmente, ora parlo da storico militare, inevitabilmente, visto che Kesselring aveva salvato i ponti di Roma, dove i carri armati americani, non lo dico io, lo dicono i documenti tedeschi, dove i carri armati americani erano corsi sopra all'inseguimento delle sue truppe e lui era riuscito a riunirle da Roma all'altezza del Montamiata, 140 km dopo, perché rischiarono di essere perlomeno un'armata in parte annientata, a Firenze non commise lo stesso errore. I tedeschi una volta sbagliavano, due era difficile. E quindi Firenze pagò anche un errore tattico sul campo molto importante. Io ho finito, grazie. Grazie. Sì. Non ci potevano vedere. Ci odiavano. Non eravamo stati garbati. No, ma come No, quando vennero, non ci odiavano così li proprio. faccio vedere Firenze. Forse avrei fatto lo stesso, io la verità. Oggi io ci vado in Francia, vado in 20 anni, però io sto tanto bene, per Ma poi c'erano le mie che mettevano così, non le aiutavano nemmeno. Allora, mentre Fabrizio cerca. Allora, l'occasione dell'incontro è stata anche la ristampa del libro di Frederick Hartt, che molti di noi l'hanno letto o nella versione originale inglese o nella prima traduzione o in alcune traduzioni. Però ecco, importante è stato riproporlo, tra l'altro da quello che ho sentito è già andato quasi esaurito anche la ristampa, quindi si spera che verrà ulteriormente ristampato. E il merito di avere tradotto il libro, appunto. Sto cercando di tirare fuori una mina, ma vengo io, stiamo sminando, se no non ci si blocca. Cosa è successo però? È un dispositivo artificiale. Secondo me ti cade. Sì, sarà meglio allontanarsi. Ma è che come sminatori mi fido tanto di voi. Grazie. Io sono uno storico dell'arte, storia dell'arte contemporanea, insegno all'Accademia di Belle Arti qui a Firenze, ma ciò che mi interessa è primariamente il rapporto tra arte e società e quindi naturalmente anche quello dell'arte antica con la società ed è chiaro anche per noi, è Fabrizio. molto importante dal punto di vista dell'umanità, mettiamola in Dagli questo l'ok. senso. Non se ne può Dagli l'ok non centrale. tenere conto. E da molto tempo avevo tra le mani il volume di Frederick Hartt, poi è stato storico dell'arte, grande studioso di Michelangelo, vale la pena ripetere, ed è sepolto qui alle sue ceneri, sono cimitero delle Porte Sante a San Miniato, e oltretutto queste ceneri sono state portate al cimitero da Pina Ragionieri, che è la bravissima direttrice di San Michelangelo, ed è stata lettera appunto che gli ha permesso di entrare a studiare i disegni di Michelangelo quando il precedente direttore gli aveva detto no, te qui non ci metti piedi, perché era un po' un contrasto fra dinosauri, chiamiamoli così. Avevo questo libro e ne trovavo, ne vedevo non soltanto l'importanza, ma la bella scrittura, anche se con alcuni errori, non dovuti a lui naturalmente, ma dallo stampatore, cerca di averlo.
inedito in italiano, inedito in italiano, cerca qua, cerca di là, cerca di... bello, stupendo, però, bello, stupendo, insomma, chi ha pratica di libri di stampa di libri, poi ben conosce queste difficoltà con gli editori. E poi una serie di circostanze anche fortuite, devo dire la verità. A questo punto, pur senza conoscere nessuno, però a volte succedono le cose buone, visto che Hart era responsabile della Toscana, Ian Keller era responsabile della parte più tirrenica, ma insomma Hart aveva la responsabilità della Toscana, detto, sentiamo la regione. Ho alzato il telefono e ho detto, pronto, vorrei parlare con, non un nome, ma una figura, assessore alla cultura. Guardi, mi dica, questo libro così e così, vorrei curarne la traduzione, non tradurlo perché non sono traduttore, curarne la traduzione, senta, può mandare 10 righe. Va bene, ho mandato 10 righe, dopo 2 giorni c'era già il via libera della regione a che questo libro fosse tradotto in italiano. 2 giorni. Non ci si, a dirlo non ci si crede, eppure è andata così. E, è un libro di cui è come storico dell'arte, ma anche come sono da sempre affascinato da quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale, per motivi anche legati alla famiglia, una cosa o un'altra. Non se ne può non cogliere la bellezza di scrittura, la profondità dello storico dell'arte, il dato di cronaca, cioè, mano a mano che passava al fronte, a volte anche in mezzo alle pallottole, lui stesso lo dice, lui era lì con la sua Jeep, la Lucky 13, che non è la sua, magari lo fosse, era lì nel mezzo a dire, bene, questo sta in piedi, questo è bisognoso di restauro, questo va tirato giù, si doveva opporre spesso e volentieri qui in Firenze ai ingegneri britannici, il quale dice, ah, ma buttiamo giù, ma chi se ne frega, questo qui è un pericolo, oppure non è un pericolo, ma va tirato giù ugualmente. Ed è poi seguito dalla furbizia, l'astuzia dei tedeschi che dicevano per favore non bombardate qui perché questa è una villa di Poggio a Caiano, non tirate le bombe qui perché sapete che qua dentro ci sono tante opere d'arte, allora gli alleati non hanno tirato le bombe nel mezzo del silenzio i tedeschi se ne sono portati via, per cui succedevano di queste cose e lui nel mezzo fra le truppe alleate, ma non è stata mica una cosa semplice convincere o fare questa MFIAA, Monuments, Fine Arts and Archives, questo che poi sono stati chiamati Monuments Men, gli uomini dei monumenti, che in realtà era una sottocommissione addetta a monumenti, belle arti ed archivi. Come potevano venire a capo questi qui che erano storici dell'arte come direttori di musei, artisti come è stato Ian Keller, Salvatore Scarpitta, che è stato un grande artista dell'arte contemporanea, è stato uno dei più giovani, di origine calabrese, è stato uno dei più giovani tiratori. Questi stanno tirando le schioppettate, le cannonate, arrivi te, bello bello, dice no, guarda, quel palazzo, per favore, non è il caso, c'è quella fontana tanto bella. Siete pazzi? Io tiro. È dovuto intervenire il generale, il comandante in capo, a dire, signori cari, ma noi abbiamo la responsabilità, punto primo, della vita delle persone. Punto secondo, noi siamo responsabili della cultura dell'Europa. E quindi, poi Monuments Men, da cui è stato tratto il film, che riguarda tutto men che l'Italia, come si chiama? George Clooney. Tutto quanto, ma lui prende, arriva e inizia per l'appunto il suo tragitto da Montepulciano. La bella Montepulciano, la magnifica, la vallata, e cioè poi su. Non so che velocità possano raggiungere quelle jeep. Ah, anche 70-80 all'ora. E questo si è fatto tutta quanta la Toscana, su e giù, perché da Firenze partiva, ritornava a Montepulciano, è arrivato su a nord della Toscana, in certi paesini della Garfagnana, che io ben conosco perché mia madre è della Garfagnana. Allora è arrivato e in fondo al libro, in appendice, c'è tutto un elenco, paese per paese, città per città, dove dice
tutto a posto, oppure rimesso in sicurezza quello, rimesso in sicurezza quell'altro. Ma io non vedo mai nulla. E queste cose, è anche molto divertente, lui sta guardando il Ponte Santa Trinita e parla e scrive nel libro di un giovane scultore che si era buttato numerose volte, ora non mi ricordo il cognome, per vedere di recuperare la testa della primavera, e ho conosciuto il figlio, che era poi il mio compagno di liceo, non nella mia classe, cioè ha detto guarda, quell'uomo era mio padre. E allora ha voluto avere il libro, insomma, perché mi faceva piacere sapere di questa cosa. Come pure, se voi ora entrate in Palazzo Pretorio a Prato, c'è la ricostruzione di un tabernacolo su all'ultimo piano, che era stato affrescato da Filippo Lippi e che venne mandato in mille pezzi, cioè un milione di frammenti da una bomba, e venne recuperato pezzo per pezzo e rimesso in piedi da un restauratore pratese che passava lì, era in bicicletta, aveva le borse, ha riempito tutto, se l'è portato a casa e chissà quanto tempo. Lì, e per cui ecco, è tutta una cosa che è molto viva, molto vitale. Io dico sempre ai miei studenti, quando li porto a volte, o si attraversa Ponte Vecchio, li porto a vedere una mostra o quello che sia, quando tu li porti dalle parti di Ponte Vecchio e gli fai vedere via De Bardi, via Guicciardini o quant'altro, mettete gli occhi a quello che vedete, ma vedete una diversità. Qui è stato tutto tabula rasa, Santo Stefano al ponte, il prete che rimane schiantato dal tetto, che dice io di lì non mi sposto, e poi vedete le figure. Il tetto è salzò, c'è un'avvocata lì che vide proprio cosa succede, cioè salzò il tetto e poi rinascosto. E quindi sono tante cose che sono veramente di grande importanza per le generazioni più giovani. Per le generazioni più giovani, perché vedono anche come Firenze, hai detto giustamente prima, si è sviluppata, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, sulle pagine di una rivista che si intitolava Il Ponte, eccolo lì, sulle pagine della rivista Il Ponte ci fu un bel dibattito tra uno storico dell'arte e un archeologo, Bernard Berenson e Ranuccio Bianchi Bandini. Esattamente. Cioè, noi in archeologia abbiamo usato questa foto per la localizzazione esatta delle torri medievali, e qui si vede le cantine. Qui c'è la sinagoga, la più antica sinagoga di Firenze. Sì, qui. Ah, era qua? La sinagoga, sì, lì. La più vecchia di tutte. Ah, per quanto il ghetto invece fosse di qua? Due ghetti. Sì, quella è la più antica. Dove c'era la vecchia sinagoga? C'era, quando i medici, c'erano due sinagoghe, perché avendo una legge a Palazzo Pitti, permette una nuova sinagoga nella zona appunto dietro a Palazzo Pitti per i prestiti. Insomma, dicevo, ci fu un dibattito molto interessante su come ricostruire la Firenze. Berenson e Ranuccio Bianchi Bandinelli. Bianchi Bandinelli, che insomma fece anche un discreto Volta Gabbana, ma dagli stivaloni lì alla Concarda Rossa. E però c'era lo storico dell'arte, Berenson. Cambio. Sì. Bisogna ricostruire Firenze com'era, bisogna fare un passo, perché nella nostra immagine si è diventata un'idea che altrimenti verrebbe... l'archeologo dice, ma siamo matti, noi viviamo in una città viva, non viviamo in un museo, quello che sta avvenendo ora peraltro, ma insomma, più che un museo è una Disneyland, un altro che museo. E bisogna costruire, noi non vogliamo essere custodi di un museo, vogliamo essere cittadini vivi in una città viva. Quello che è venuto fuori, Michelucci, poi l'architetto non era tanto contento, ma è venuta fuori una cosa da mezzo e mezzo, quasi più degna di un geometra, insomma, piuttosto che di una bella architettura, ma questo è quello che è Borgo San Jacopo, via Guicciardini, via De Bardi. Cioè, mi chiedevo una cosa, lì vicino a Firenze, ma la villa che diceva? Villa Ceno?
è quella, no, sotto Siena, scusi, il castello di Grotta, ma è quella dove sta Sergio Vacchi ora? Sì. Ah, esatto. Vedi gli artisti che ritornano, sì, che giro. E comunque queste sono le sorti del libro, cioè come è nato, come è venuto fuori, e stranamente... Ma lei l'ha tradotto o l'ha curato? Io ho supervisionato la traduzione. Un bellissimo libro. Peccato che abbiano tirato un po' la coppia. Purtroppo non c'è l'editore, perché almeno potevate darmi mano a dire, beh, ma insomma muoviti, perché lo chiedono da tante parti, non ultimo il nostro gradito, il mio gradito. Ospite. Soprattutto è l'unico libro, perché, mi perdoni se interrompo, mi introduco nel discorso, come diceva lei, avendo fatto il diario giorno per giorno, lui si ricorda di tutto, quindi hai una ricostruzione completa di tutto il viaggio che lui fece alla ricerca di queste opere da salvare, a differenza di Siviero, che invece Siviero non ebbe l'idea di trascrivere, tanto per cominciare, e quindi la freschezza, perché lui questa cosa fu pubblicata nel 1946, quindi in tempi caldi. Ah, senza dubbio. È una grande opera. Lo stesso editore è rimasto sbalordito di quanto poi... È tagliato. Di quanto poi il libro abbia avuto un ottimo successo. La ristampa. C'è stata anche la mostra poi. Che non so. C'è una mostra quest'estate. Quella su Firenze in tempo di guerra, quella a Palazzo Medici Riccardi. No. Certamente rimangono aperti molti, non interrogativi, ma insomma il fatto di questo pazzo furioso si volesse fare il Führer Museum accanto a Linz, eccetera. Il fatto che il treno, il convoglio pieno di opere d'arte da Firenze, in particolar modo, il motivo c'era perché il Rinascimento, perché i tedeschi, quindi non tutto, il barocco non c'era, non i pregani. Il Rinascimento, roba tedesca, portata giù, gotico fiammante. Ma sì, fiammeggiante. Sì, tutte queste cose. Se si fosse fermato in Alto Adige, guarda caso, perché era finita la benzina, non erano riusciti a portare su. C'è una serie di cose che comunque, secondo me, risultano ancora oggi molto interessanti. Com'è vero che l'anno scorso a Zurigo era. Sembrava in Austria, non mi ricordo, il figlio di questo mercante che aveva 1800, povero Cristo, dice: ma fatemi vivere, almeno ne vendo una ogni qualche anno, ma che devo dire, ma classico. Naturalmente gli danno 1800 euro al mese. Sì, poi è venuta fuori anche la storia, io appunto mi occupo di storia medievale, e tra le cose di come storici medievali a volte ci tocca occuparsi sono anche tutti derivati del codice da Vinci, purtroppo, no? E ultimamente i giornali hanno riportato questa notizia di un'altra storia legata a questo, che è il famoso calderone di Hemsi, non se ne avete mai parlare, il santo grado dell'SS, praticamente. Ora mi dice qualcosa di più. Ecco, cioè praticamente niente, hanno dragato, facendo un campo da golf nella Repubblica Ceca, sul lago di Hemsi, hanno trovato semplicemente sul fondo un calderone d'oro di un diametro circa 95 centimetri, che qualcuno, ora secondo me guardandolo qualche pazzo, cioè, l'aveva paragonato al calderone di Gunstrup, quello celtico con Cernunnos sopra, e la rinascita degli eroi. Portato a Zurigo, assicurato, l'assicurazione fa fare ricerche per capire che cosa fosse, in realtà si scopre che è oro odontoiatrico. Da quello viene fuori un collezionista e documento. Comunque, per far breve, si va alla ditta Monaco di Baviera che aveva fatto quel calderone e si recupera il figlio o il nipote di chi l'aveva fatto. E scopriamo nella cassaforte della ditta tutte le cose. Viene fuori che è oro che viene dai campi di concentramento. E si scopre che il calderone era utilizzato a Beresburg nel castello nell'utilizzazione SS come il calice comune che tutti dovevano bere. Morale della favola, questo calderone è finito chiaramente nelle segrete di questa assicurazione di Zurigo, e chiaramente a questo punto nella Repubblica Ceca,
negli altri stati vogliono questa cosa. Non lo vogliono. Una ha fatto un'offerta su Israele, però è rimasto lì. Mi hanno offerto poco. $10 No, ecco, però per dire come di queste storie ancora oggi siamo ormai a 70 anni appunto alla fine della guerra, però ancora oggi di queste storie ne vengono fuori, ogni tanto ne viene fuori qualcuna fondamentalmente. Di quella del Calderone non la sapevo quella del Calderone. Questa è perché sta bene. Comunque voglio dire, per chi io, la mia esperienza che è nelle scuole è questo qui. Io ho visto una cosa. Io le consiglio a tutti, per chi vuol conoscere, prima, la concezione tedesca dell'arte e quanto l'arte fosse importante per la diffusione delle leggi razziali, poi vediamoci anche questo, cioè il concetto è razza superiore attraverso alcune raffigurazioni, l'arte non è innocente, il concetto è molto semplice. Io consiglio di vedere i primi 8 minuti di Olimpia della Refestal. I primi 8 minuti di Olimpia della Refestal sono un manifesto razziale, e sono geniali come riprese, però fondamentalmente vi dà in 8 minuti quello che è fondamentalmente la concezione nazista dell'arte, più che tanti discorsi e tante parole che si possono spendere su questa cosa. E io dico sempre anche una cosa fondamentale, io appunto mi occupo di storia medievale, quindi quando si parla degli anni 30 mi sono occupato di quello che è il mio medioevo, di quello che è tutta questa parte qui. E devo dire una cosa fondamentalmente, secondo me, quando noi parliamo anche nelle scuole di questi argomenti, ci teniamo sempre a studiare una cosa, che è sbagliato oggi, secondo me, considerare il nazismo solo come una corrente politica, è limitativo. Il nazismo fu una grande religione, soprattutto, ed era pericolosa per quello, che era un rovesciamento totale di tutti i valori normali in cui noi oggi viviamo. Quindi ecco, io quando lavoro con ragazzi devo sempre a sottolinearlo, perché il valore di coloro che hanno combattuto quel fenomeno, il prezzo che abbiamo pagato, anche di quello si parlava stasera, è stato un prezzo per fermare qualcosa che sarebbe stato totalmente devastante per il nostro concetto di uomini. Ecco, io dico ragazzi, ricordiamoci questo, al di là delle uniformi e delle altre cose.